L'ordine di sgombero è stato firmato a Chieti alle 3 della notte. Le pattuglie della polizia sono arrivate a Cerratina da Chieti alle 5 del mattino per darne esecuzione, perché questo è stato per i 16 dipendenti in sciopero da 48 ore nella zona industriale Valle di Lanciano. La condanna era stata già scritta a dicembre scorso, ma la speranza di una trattativa, anche per le procedure previste dalla legge in caso di chiusura di attività e licenziamento collettivo, sopravviveva, fino allo sgombero nottetempo. Dormivano in auto davanti ai cancelli quando i 5 operai presenti al presidio sono stati svegliati dai poliziotti. Non ce l'aspettavamo, dicono oggi alla stampa, assieme al loro sindacato FIMCISL. Un tam tam al telefono e sono accorsi sul posto altri lavoratori dai paesi vicini e Primiano Biscotti, segretario provinciale. 20 anni di lavoro dentro 6 tir. Il video filmato da un lavoratore mostra i camion che portano i macchinari a Perugia, scortati dalle pattuglie lungo la Fondovalle 652, verso il casello della A14 di Val di Sangro. Avevamo avuto la rassicurazione che nulla sarebbe accaduto prima dell'incontro dal prefetto, richiesto da 2 giorni. E invece è giunto inaspettato l'ordine di sgombero. Chiaro che a questo punto non serve più l'incontro in prefettura, ma si apre l'iter istituzionale che prevede la legge, che secondo noi non è stata rispettata, perché nei 75 giorni previsti dalla legge, dove le parti discutono per trovare una soluzione, l'azienda dal primo giorno ha caricato i mezzi e se li è portati in un altro posto. Ai dipendenti abbiamo detto e stiamo dicendo che faremo tutti i tentativi possibili e immaginabili per comunque salvaguardare l'occupazione con passaggi istituzionali che possono anche prevedere la reindustrializzazione come abbiamo fatto in altre aziende. E alla politica invece diciamo che il ruolo che avevano non è stato fatto, oppure non si sono fatti rispettare abbastanza. Ci aspettavamo un atteggiamento diverso, perché abbiamo fatto convocare per ieri pomeriggio una riunione alle 17, una riunione a cui ha partecipato solo Confindustria, non è venuta l'azienda. All'azienda avevamo chiesto di poter sederci a un tavolo, magari convocato dal prefetto anche per motivi di ordine pubblico. Eravamo convinti che entro questa mattina ci fossero un tavolo per negoziare. Invece questa notte alle 3 è accaduto un qualcosa che ci spiace, un intervento delle forze dell'ordine che si poteva evitare, perché svuotare quella fabbrica significa oramai averla chiusa, e questo è di una gravità inaudita sia per ciò che ha fatto l'azienda, di cui siamo francamente amareggiati, e sia anche un po' da parte delle autorità.